del corso di colori acrilici. Yeah! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, cominciamo a dipingere anche con gli acrilici. E cominciamo a dipingere nel modo più semplice che c'è, con la pittura facilitata della One Stroke Painting su carta. E allora, oggi vi faccio vedere non soltanto il supporto che vi consiglio e che scelgo, e soprattutto vi faccio vedere la tecnica più semplice per scostarsi leggermente dalla One Stroke, andare verso la pittura e piano piano capire come miscelare bene i colori. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco il fantastico materiale che ci occorrerà per disegnare, anzi dipingere, la nostra farfalla con i colori acrilici. La prima lezione dei colori, sui colori acrilici, voglio farvi un acrilico molto molto facilitato, quindi useremo la tecnica del one stroke painting, quindi la tecnica facilitata di immissione dell'acrilico, e useremo anche degli acrilici che performino, quindi che aiutino molto bene chi li usa. Andiamo per ordine, quindi ci occorrerà innanzitutto dei pennelli. Io userò un 16 della Tintoretto piatto della linea economica. Vi recensirò molto presto questi pennelli della linea economica della Tintoretto perché sono strabelli. E poi due pennelli della linea per tecniche miste, sempre Tintoretto, il numero 0 e il numero 6. Poi all'occorrenza, se mi occorreranno altri pennelli, ve li andrò citando strada facendo. Una matita. Degli acrilici io sto usando i glossi della Ferrario, i Master Glossi della Ferrario con finitura acrilica e con finitura, come dice il nome stesso, glossy, quindi lucida, mentre come base uso un Master Ferrario classico, quindi con finitura liscia. Voi naturalmente usate gli acrilici che avete. Un blocco tavolozza Ferrario, perché userò la tavolozza per miscelare i miei colori. Nella One Stroke è molto importante la miscelazione dei colori. E poi un protagonista in assoluto. La One Stroke sicuramente è una pittura che va fatta principalmente su carta, ma se non abbiamo una carta buona facciamo poca cosa. Proverò questa carta della Fabriano, questo blocco carta Fabriano, che comunque vi recensirò in maniera molto tecnica prestissimo. In generale un blocco carta per acrilico è molto importante per una serie di motivi: innanzitutto perché non si imbarca, poi perché accoglie bene il film pittorico, perché segue l'elasticità del film pittorico. Quindi una carta per acrilico è, di solito queste sono carte sia per acrilico che per olio, questa è specificatamente per acrilico, meglio accompagnerà il nostro lavoro. E se è una carta italiana, perché no? Quindi viva le aziende italiane e proviamo la Fabriano. Un bicchiere d'acqua, la nostra solita pezzetta e naturalmente la misura del quadretto in cui vogliamo che venga alloggiata la nostra farfalla. Tutti i materiali che userò oggi sono tutti materiali inviatimi da aziende che non mi pagano per fare queste recensioni o per usare i loro materiali, ma che semplicemente hanno piacere che Arte per te provi i loro materiali. Mi sembra anche un modo carino per tutti voi per conoscere dei materiali che poi naturalmente io o già vi ho messo in palio o vi metterò in palio in futuro. Quindi tutto ciò che passa da qua, ricordatevi sempre, poi arriva dritto dritto nelle vostre case. Ok, voi vedrete in questo momento molto poco, ma che volete, devo ancora impostare il tutto. Ok, mi tengo molto bassa nei toni, infatti voi vedrete veramente poca roba, e adesso come prima cosa vado direttamente con un acrilico nero a dipingere la base della mia farfalla. Per fare questa parte del lavoro voglio provare insieme a voi un pennello in silicone. Io non ne uso molto spesso, ma questo mi sembra proprio l'occasione per usarlo. Questo è il numero 2 della Tintoretto, e così vi faccio vedere anche l'effetto che ha, che è un effetto, se volete, anche alquanto disegnato. Preparo
la mia tavolozza con i colori che voglio utilizzare. Prendo il mio pennello e lavoro insieme questi due colori. Intingo una punta nel bianco e una punta nel rosso e comincio a miscelare insieme i due colori fino a che i due non si fondono. Carico bene il pennello fino a quando non si saturerà del colore. E i due colori si perderanno l'uno dentro l'altro, creando una bellissima sfumatura. Fatto ciò, quando sono sicura che il mio colore e soprattutto il mio pennello è ben carico di colore, comincio a passare sulla mia farfalla. E come faccio? Passo da questo bordo e comincio a fare un su e giù, ok, lasciando il margine leggermente scoperto. Quindi rimbibisco i colori, rimbibisco il pennello di colori e lo faccio anche nella parte sottostante. Ok, ricarico bene il colore e faccio una seconda passata e faccio la stessa cosa pure dall'altra parte. Portato al tono desiderato tutto il manto alare della farfalla, ma si potrà dire manto alare, ma non lo so, ma noi l'abbiamo detto lo stesso. Adesso con un pennello più piccolino, io ne uso uno no brand, non so dirvi proprio che marca sia perché non c'è scritto, ce l'avevo nel mio corredo, per fare qualcosa di più piccolo al centro, usando sempre i due colori che abbiamo utilizzato. Uso sempre da una parte il bianco e dall'altra il fucsia, quindi punto al centro e giro, quindi punto al centro e giro, così sporco un po' le ali, sempre con gli stessi toni. Sporco anche la parte più vicina al corpo. Per rifinire magari anche i margini uso un sintetico bronzo 0 della Tintoretto a setola lunghissima, guardate che lungo. Uso un colore nero e con questo do quei fili così molto morbidi sui laterali. Diciamo che è un pennello molto bello per lasciare una traccia molto morbida al suo passaggio e con questo vado inserendomi anche tra le ali della farfalla. L'acrilico è bellissimo anche perché la lavorazione a bulino può essere fatta tranquillamente e allora con un po' di blu creo un azzurro che vada abbastanza a contrasto con quanto fatto fino adesso e con il bulino faccio una serie di pallini tutto attorno al contorno dell'ala. Sporco solo un angolo del pennellino e faccio tutto un ricamino solo col bianco, una sorta di ombreggiatura. E facciamo l'ombreggiatura
sfumatura tutta attorno alla farfalla. Più scura in prossimità dell'ala e via via più chiara man mano che ci allontaniamo da essa. Guardate che bella! Ora ve la fotografo da vicino, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Molto particolare questa farfalla, tra l'altro tra un po' volerà lontano, vi farò sapere molto presto insieme ad un'altra che ho preparato. E allora, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, cominciate ad acquisire gli acrilici che più preferite. Sapete, quelli che vi consiglio io li trovate tra le recensioni di Arte per Te, quindi è semplice anche barcamenarsi in questo universo. Qualunque cosa vogliate sapere sugli acrilici nella maniera tecnica che non ho recensito, chiedetemela apertamente. Io sarò come sempre onestissima nel consigliarvi o nello sconsigliarvi determinati materiali, e voi fate poi la vostra scelta, ma fatevi trovare pronti con il materiale per il prossimo video, perché adesso piano piano approfondiremo sempre di più la materia acrilica. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, i link nelle schede informative e qui giù nel box informazioni. Vi aspetto anche tutti sulla mia pagina Facebook, ma soprattutto vi aspetto tutti qui per il prossimo video. Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!